Buongiorno a tutti, prima di iniziare questo video, una piccola compilation di excursus storico. Buon venerdì, buon weekend. Oggi niente ragazzi, niente aspettando il pranzo con Barzi. Ci vedremo questa sera aspettando la cena, perché ora c'è il video che state vedendo. Abbiamo visto questa carrellata di immagini che riguardano il nostro passato, non tanto lontano, non troppo lontano intendevo, di colui che ci ha fatto risorgere come società e ci ha portato più e più volte in vetta al mondo, facendo innalzare il nome della AC Milan in giro per tutto il globo, con grandi prestazioni, vittorie, anche sconfitte, ma comunque sempre, sempre protagonisti. Questo era il motto e dovrebbe esserlo ancora, dovrebbero cercare di farlo ancora. Allora, e questo passato è legato ovviamente alla sfida che ci troveremo domani, alla squadra che ci troveremo davanti domani a San Siro alle ore 18. Questo Monza, che è la prima in assoluta in Serie A, partita male ma si sta ben comportando con il cambio di allenatore e gli acquisti che hanno fatto quest'estate nel mercato estivo, stanno mostrando le loro qualità e stanno portando i loro frutti, perché sono giocatori di livello di Serie A, non sono di certo da categoria inferiore. E detto, per noi sulla carta dovrebbe essere complicata, non lo a regola, però mai prendere sotto gamba, perché si possono trasformare in brutte sorprese queste partite qui. Loro non aspettano altro, vogliono fare bella figura. E certo, lasciamo da parte sentimenti, passione che ci accomunava, ma domani è un'altra storia. Noi lottiamo per continuare la nostra cavalcata verso la riconferma del titolo, mentre il Monza lotta per la zona salvezza, e che con la squadra che ha a disposizione, sia mai che possano anche ambire a qualcosa in più in classifica. Domani allora ci saranno delle novità, sembra che giochi Origi a posto di Giroud per farlo rifiatare, Rebic ugualmente a posto di Leao, e giustamente vanno anche un po' fatti salvaguardati questi giocatori, perché purtroppo abbiamo ancora una volta, abbiamo a che fare con l'assenza di Magic Mike, con l'infortunio. Siamo un po' sfortunati, un po' perseguitati, ma a forza di cuffate funziona, ma abbiamo dimostrato uguale di essere una squadra che sa il fatto suo anche con l'assenza, dove tutti riescono a dare il loro contributo, sono tutti sulla solita carreggiata. Nessuno molla, tutti partecipi, e questo è anche la forza del nostro mister, il quale ieri ha compiuto anche gli anni. Auguri di nuovo, quest'oggi un po' in ritardo, però sono sempre degli auguri, come oggi le fa anche il nostro Matteo Gabbia, uno dei miei pupilli venuti su dal settore, dalla nostra cantera, sempre molto lasciata a se stessa, abbandonata, però che può anche far uscire giovani interessanti come lui, come lo è stato Filippo Maldini, come è stato, insomma, ci sono, basta solo dargli l'opportunità, secondo me. E ci sono tanti anche prospetti interessanti adesso che ancora non hanno esordito, a parte Kobis, che è il capitano della primavera. Comunque ci sono prospetti interessanti in ottica futura. Allora, e niente, non sappiamo, per noi sarà duro, perché affrontiamo il nostro passato è dura. Colui che ci ha fatto innalzare, ma come dicevo prima, ci ha anche condannato un po', in un certo senso, con gli ultimi anni di mala gestione, diciamo, tra virgolette, se si può dire mala gestione, perché non dava più quel contributo
per far sì che la squadra, purtroppo per tanti fattori, ha mollato piano piano fino a quando poi è sfociato nella cosiddetta fantomatica vendita, poi è passata a Elliott e ora a Red Bird. Ci ha lasciato un po' nei casini, in una situazione problematica, ma comunque non si può non ricordare quello che ci ha fatto, dove ci ha portato, quello che ci ha fatto vivere. Perché io mi ricordo che quando sono nato io sono dell'84, sono nato e 3 anni dopo è iniziata l'era. Io appena ho cominciato a capire un po' di pallone, che parte mi sono avvicinato a questi colori, all'età tenera, età di 3 anni, mi sono innamorato proprio nel fulcro, nel clou, nella nascita dell'epoca d'oro del nostro Milan. E l'ho viste di tutte, vittorie e sconfitte. E ce ne sono tanti altri come me. Però domani, come ho detto, testa bassa, non la sottovalutiamo, perché hanno delle qualità, come ho detto prima, giocatori che sono utili per rimanere a Serie A, sono di categoria, hanno qualità buonissime, i vari sensi, Petagna, poi chi hanno, insomma sono tutti giocatori di categoria. E hanno fame, e hanno l'entusiasmo poi, e hanno l'entusiasmo, è quello che dobbiamo avere anche noi. Domani dobbiamo avere anche noi. Poi ci sono state delle voci, ragazzi, il titolino a Vidi Leao, quel casino tra il procuratore Bendes e il subab, l'avvocato, sono stati scambiati di identità, vabbè, lasciamo perdere quello che è successo. È spuntato fuori anche Bennacer, che gli offrono 4 milioni e noi gli diamo 3,5. Ora, se davvero vuoi tenere uno come lui, bisogna che le sforzi, però dei sacrifici bisogna che le fai, non sempre lasciarseli scappare. Penso giocatori fondamentali per il nostro Milan, per il nostro, per quello dove, per l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Come anche ora, anche la questione Kalulu, che lui chiede 2 milioni per rinnovo, giustamente, come fa a non darglieli? Meritati. Ed è nato noi, ve lo dico io, siamo buoni a dargli 1,5, ve lo dico io. Allora, spero che Red Bull tiri fuori sti soldi, sti cosi, New York Yankees, LeBron James e quanta, e chi c'è, tirino fuori sti soldi e facciano questi cavolo di rinnovi. Però comunque questa, vi ho detto la mia, sulla questione infortuni, mi puzzano in questa Serie A, in generale, non solo nostra, mi puzzano un po', perché sentire dire direttamente nel 2023, boh, non è, il nostro non è l'unico, poi senti di che magari vengono convocati uguali a mondiali, quando stanno meglio potranno giocare, boh, vabbè, ma queste sono altre cose complottistiche che non voglio approfondire, lasciamo perdere, sono le mie seghe mentali che mi faccio, diciamo così, non vi preoccupate. Comunque, ragazzi, domani, dai, live reaction alle 18 Milan Monza su questo mio canale e anche il canale Viola. E lasciate like al campanello attiva, vi auguro buon weekend, buona Serie A, ci vediamo nelle live questa sera, aspettando la cena con Barzi. E niente, vi saluto. Dai, non è, lo so, non è semplice, non è facile, ma dobbiamo fare la nostra, dobbiamo percorrere la nostra strada. Scansiamo i sentimenti, gli amori e facciamoci questi 3 punti. Ciao!